Ben ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 274. Beh, un grandissimo parterre oggi in studio, hai visto? Un grandissimo parterre. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il presidente di un circolo simpaticissimo della provincia di Varese, che è venuto qui a promuovere una Pro-Am dove invitiamo tutti a partecipare perché si tratta di una Pro-Am di beneficenza. E poi abbiamo il commissario tecnico della nazionale di golf femminile che da un paio d'anni si fa onore in giro per il mondo. Allora, intanto grazie ad Alessandro Perucchini, a Roberto Zappa. Allora, intanto è lui che ormai tutti lo individuiamo come presidente, ma non è più presidente, ti correggo Marco, perché Alessandro è sempre del panorama golf, è sempre in testa a ogni iniziativa. Sì, però sono ex presidente. Ex presidente. Però è ancora giochi lì. Sono presidente Lions Golfisti Italiani che organizza la Pro-Am. Presidente va bene. Allora, iniziamo a parlare intanto di questa bellissima Pro-Am. Andateci tutti, ha detto Marco, mi sa che è un po' una bugia perché avete fatto tutto il sold out, praticamente non c'è più un posto per giocare, o sbaglio? Beh, innanzitutto la Pro-Am, anzi buongiorno a tutti, buonasera, è organizzata per beneficenza dai Lions Golfisti Varese, di cui sono presidente, è stata organizzata con l'aiuto soprattutto di Roberto Zappa, con il patrocinio della regione, patrocinio della Federazione Italiana Golf, della Sport Commission, Camera di Commercio di Varese. È stata organizzata all'ultimo momento, a settembre più o meno ci siamo messi, giusto? Sì. No? Quindi con i dubbi del caso, visti i tempi tirati, invece a quanto pare è stata accolta bene, c'è un sacco di gente che si è iscritta, spero sia per la voglia di giocare a golf, per il campo bellissimo che sarà a Luvinate a Varese, ma anche per la voglia di far del bene, perché divertendoci si può aiutare qualcuno. Infatti qua vediamo proprio la locandina. Esatto. Vogliamo subito ricordare Alessandro per che cosa si gioca, qual è lo scopo principale all'insegna della solidarietà? Lo scopo principale è la raccolta di fondi a favore dell'associazione dell'ospedale del Ponte, del reparto neonatale, per l'acquisto di macchinari che servono per il mantenimento del latte materno per i bambini nati prematuri. Quindi è una cosa importante. Sappiamo quanto nel primo periodo di vita sia importante, esatto, il latte materno. E ci sono tantissime volontarie che donano il latte materno, sì, ma poi bisogna anche gestirlo nel modo corretto. Mi spiegava infatti il responsabile, il professor Agosti, quant'è importante per un bambino nato prematuro assumere latte materno piuttosto che artificiale o animale, è molto importante. Adesso nello specifico non so bene, però... No, diciamo che il golf è ancora in prima linea per fare del bene. Quando si fa del bene, beh, c'è anche Roberto Zappa, che oltre a fare del bene alle sue giocatrici, perché lui è un grande commissario tecnico, e posso dire, il golf femminile è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci lavorano, grazie anche ai talenti che però vanno coltivati. Però sei anche in prima linea con questa Pro-Am. Allora, ti sdoppi nel tuo ruolo oggi, ma sai, appena Ale me ne ha parlato, subito ho messo il massimo impegno, perché avendo tre bambini e avendoli cresciuti da poco, qualsiasi cosa posso fare nel mio piccolo per aiutare in questo caso questa bella causa, ma anche faccio l'esempio della Pro-Am di Dravé, di Matteo Manassero. Sono le due Pro-Am di fatto che io faccio durante tutto l'anno, e le uniche. Perché? Perché mi piace un sacco, appunto, dare il mio contributo a delle cause nobili come questa e soprattutto all'aiuto dei bambini. E poi la tira ancora, perché lui gioca 10 volte all'anno, ma quando gioca, ragazzi... Ferri adesso, truccati. Adesso, ecco, bravo, volevo sapere, non dire la marca, ma con che ferri giochi? Ma è un ferro truccato, no, è semplice, la combinazione che ho fatto è una canna in graffite molto leggera come peso, di 55 grammi, ma poco flessibile, con una testa diciamo perimetrale, quindi non più quei bastoni difficili che vediamo utilizzare dai pro di altissimo livello, e partono di quelle castagne. Intanto devo aggiustare la mia io. Vanno solo lunghe o anche dritte? No, anche dritte. Allora, chiedilo a Ale Bonan se lo vedi. Vai che sei squadra con me, perciò dobbiamo vincere. Allora, abbiamo visto qualche immagine del Golf Varese, queste immagini meravigliose, un circolo fantastico dove anche noi, tra l'altro, una volta all'anno facciamo tappa con il nostro circuito Golf Television Tour, perché ricordiamo che sono successe tantissime cose in questa settimana da quando non ci siamo più visti sui teleschermi. Intanto la nostra finale, perché è andata in scena l'atto conclusivo del Golf Television in Tour, 120 giocatori in gara, 12 doppie partenze, è stato un successo, una bellissima giornata di golf.
ma soprattutto, come ricordiamo sempre noi, di divertimento, perché con la cena finale, le premiazioni, insomma, crediamo di aver mandato a casa tantissimi appassionati che erano presenti al nostro Invitational, belli, soddisfatti e felici. E poi ricorderemo che inizia invece quasi subito la nuova edizione. Ma al di là di quello c'è stato anche un Open d'Italia in mezzo. Lo scorso weekend si è giocato a Loggiata, 4 giorni di gara, la grande delusione magari legata a Francesco Molinari, che non ha passato il taglio. Io vorrei un minuto di commento tecnico, ne approfitto visto che abbiamo Roberto Zappa, e mi sembra la persona più indicata per commentare tecnicamente. Che Open è stato? Un campo finto facile è stata la definizione in cabina di commento con Silvio Grappasonni. Perché? Perché qualcuno ha fatto degli score molto bassi, ci sono stati dei 64 e dei 65, ma ogni giorno la media score totale dei giocatori era sopra par di 0,5, anche di un colpo. Questo significa che precisione dal tee, precisione con i ferri, i green erano perfetti, e quindi è stato di fatto un percorso molto selettivo. Meno 16 lo score di Wisberger, che ha vinto, fa un po' capire, settimana prima in Spagna John Rahm meno 22. Quindi sono 6 colpi di differenza e non sono pochi. Quindi, a mio avviso, sotto l'aspetto tecnico è stata una bellissima gara, combattuta fino all'ultimo colpo, perché Fitzpatrick è arrivato a un putt dal un eventuale playoff. Sono stati molto bravi gli italiani, 6 su 13 hanno superato il taglio, bravissimo la porta che ha fatto il top 10, Andrea Pavan, che è arrivato anch'esso poco fuori dai primi 10. È mancato effettivamente solo Francesco, però insomma noi che giochiamo a golf lo sappiamo. No? Non è sempre così facile. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Golf Television. Rieccoci nuovamente in studio, seguendo quello che è un po' la nostra scaletta canonica di Golf Television. Adesso approdiamo un attimo alla rubrica delle regole, insieme al professor Ballini, come lo definiamo ormai noi, che è presidente AIAC dell'Associazione Italiana Arbitri Golfisti. Andiamo a vedere un altro aspetto delle regole che compongono il modo di giocare a golf, e ci aveva chiesto un ascoltatore, vediamo che cosa ci spiega oggi. Ma chi ha messo la sacca lì, porco cane? Come Roberto, un po' arrabbiato, e Golf Television meno arrabbiata. Ciao a tutti. Ci avete chiesto cosa succede se la nostra palla colpisse la sacca di un altro giocatore che era sulla nostra linea di gioco. Non succede assolutamente nulla. La palla va giocata dove si trova. Casomai, tra virgolette, ci si arrabbia con chi ha lasciato la sacca qui, che non è questo il posto dove lasciarla, proprio davanti all'entrata di un green, e quindi il giocatore che ha fatto questa cosa non si è comportato molto bene. Però a noi giocatori che abbiamo colpito con la nostra palla la sacca di un altro giocatore non succede assolutamente nulla, ma la palla va giocata dove si trova. In questo caso potrebbe succedere che il giocatore proprietario della sacca si accorge di averla lasciata in un posto sbagliato, in un posto non corretto, mentre sta arrivando la palla, se ha il coraggio e il fegato di farlo, può prendere la sacca e spostarla. Non succede assolutamente nulla, anche se la palla è in movimento. Abbiamo chiarito, spero, anche questo dubbio, fra i tanti che ci avete chiesto e che cerchiamo di chiarirvi, e come sempre vi invitiamo a mandarci nuove richieste. Da Roberto e Golf Television, alla prossima, ciao a tutti! Una rinfrescata non fa mai male, poi con tutte le regole sono cambiate, quest'anno ormai siamo già in grande spolvero per le regole. Alessandro Perucchini, com'è nel mondo del golf? Come giochi? Perucchini lotta per prenderla. No, tutti modesti, poi dopo vedi esatto, in campo, Non riesco a fare niente di quello che bene o male ho in mente di fare, però mi diverto tanto.
quando la voglio fare girare a destra e a sinistra, vado a sinistra e a destra, viceversa. Abbiamo giocato assieme quando, l'anno scorso, sì, ricordo. Esatto, non commentarlo perché a Monza, tra l'altro. A Monza, abbiamo giocato. Invece, io volevo chiedere a Roberto di queste nuove regole, cosa pensi, se ti piacciono, se c'è qualcosa a tuo giudizio da cambiare, se veramente diminuiscono i tempi di gioco. Ma a dirti la verità è cambiato pochissimo poi al lato pratico, se non il ginocchio, i tre minuti e l'area di penalità, però stando anche un po' in campo quest'estate facendo da team advisor alle ragazze della squadra nazionale nei campionati d'Europa non te ne accorgi nemmeno. Pattare con l'asta dentro a mio avviso è un vantaggio in termini di tempo di gioco qualora fosse una regola fissa per tutti. Quindi, si aprono di quei dibattiti sul green che sono incredibili. Io non la voglio. Perché il rischio è che poi diventa più lento, perché uno la vuole e uno non la vuole. Mentre se fosse l'asta dentro per tutti, mi riferisco al golf amatoriale, quantomeno. Poi se Justin Rose la vuole togliere, non è che puoi dirgli a Justin Rose no, tieni la dentro. Però nelle gare di club, a mio avviso, potrebbe essere comodo una regola generale per tutti. Credo che sia cambiato poco. Ritorniamo un attimo con le immagini, anche grazie alla regia, a Varese, questo campo meraviglioso che ospiterà la Pro Am. Ricordiamo ancora la data, Alessandro? 24 ottobre. 24 ottobre saremo al Golf Club Varese per questa Pro Am, lo ricordiamo. È importante perché si raccolgono fondi per quello che è la gestione del latte materno dell'ospedale Ponte di Varese, giusto? Sì. Se non ricordo male, vado un po' a braccio. Dal reparto neonatale dell'ospedale Ponte. Dal reparto neonatale. Ecco, un campo meraviglioso Varese, dicevo prima che ci ospita nella nostra tappa ogni anno. Tu, Roberto, che ricordi hai di questo campo? Beh, io fin da ragazzino si giocavano qua i pulcini, quindi ho dei ricordi pazzeschi. Ho visto la 1, per dirti personalmente, passare da driver e ferro 7, quando avevo 9 anni, a giocare il driver al green l'ultima volta che sono stato a fare una Pro Am. Però è un bellissimo campo, è un campo molto tecnico, occorre avere una strategia di gioco di un certo tipo, i green sono anche insidiosi, devi saper uscire bene dal bunker, è un percorso dove devi saper far tutto, quindi giocando in squadra con Alessandro Perucchini mi auguro... Beh, però dicono che è una Louisiana, no? Quindi... No, io sono più bravo a entrare nei bunker che a uscire, molto più bravo. Ecco, scusate, ma allora la formula è una Louisiana a 5... Col morto sempre. Col morto sempre, che diciamo non ha ammazzato nessuno, esatto. Se non siete addetti al golf e ci state seguendo sul digitale terrestre in chiaro di qualche emittente che parla anche di calcio e voi non conoscete bene il golf, niente, sta solo fuori praticamente il giocatore per il quale si sceglie la palla. Quindi se scelgo la palla giocata da Roberto, lui non può giocare il colpo successivo, ma saranno gli altri a esibirsi. Quindi io in campo. Giocherò pochissimo. A squadre da 5. Vediamo. non è male comunque. No. Una cosa che tra l'altro mi sono dimenticato di dire, che la Pro Am è l'occasione per lanciare un circuito che vorremmo fare di raccolta benefica l'anno prossimo in giro per diversi campi della Lombardia. Come Lions, infatti se vedi il simbolo è questo cuore, questa palla col cuore. Ecco, dovremmo averlo, se in regia sono bravi a recuperarlo, era quel logo con la pallina, esatto. Il cuore, vediamo adesso se riescono, eccolo, esatto. Qua. Infatti segui il cuore è dato dal fatto l'anno prossimo di seguire il nostro cuore in giro per le varie tappe che ci saranno per la Lombardia, tutte a scopo benefico. Bello. Quindi, ma le fate sempre infrasettimanali? O? Dipende dai golf, alcuni ci danno le domeniche, alcuni infrasettimanali. Quindi sarà un circuito aperto agli amateurs? Sì, non sarà. Non è Pro Amo? No, okay. Esatto. Ma anche perché non è che fate giocare tutte le volte Roberto. No. Roberto gioca tutte le volte. No. Vuoi prendere un po' di virgole? Due all'anno tu dici. No, ma il mio concetto è anche rendere il golf magari più simpatico a chi non conosce il golf, che lo vede un po' come una nicchia a sé stante. Invece facendo vedere che ci si impegna per la beneficenza e per aiutare gli altri, magari un po' più di simpatia esce anche da questi eventi. Beh, bellissime immagini della clubhouse del Golf Varese, perché credo che non ci siano uguali in Italia. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Golf Television, ospiti Roberto Zappa e Alessandro Perucchini del Panorama Golf. A Centro Golf Vacanze. Viaggia con noi nei migliori golf resorts al mondo. Emozioni che rimangono per sempre. Vivile con Accentro.
dal 1980 leader delle golf vacanze. Per informazioni e prenotazioni www.acentro.it. Cari amici di golf e non solo, ben ritrovati con Acentro Golf Vacanze. La destinazione di oggi è Barbados, l'isola fra le più affascinanti dei Caraibi, l'isola che rappresenta quanto di più sofisticato si possa immaginare di trovare in una destinazione come quella. Isola che racchiude in sé delle meraviglie naturali uniche, un mondo a sé, fatto di spiagge meravigliose, incontaminate fra le più belle al mondo, scogliere su cui ci si può affacciare godendo di un panorama meraviglioso. E per quanto riguarda il golf, i campi da golf sono 5, vantano le firme più prestigiose, da Robert Trent Jones a Tom Fazio, parliamo del Sandy Lane con il suo Green Monkey, del Royal Westmoreland, dell'Apes Hills. Parliamo dei campi considerati fra i più belli al mondo. Nomi prestigiosissimi che hanno visto questi campi sede dei più importanti tornei internazionali e dove si ha la possibilità di giocare. E le escursioni. Barbados è un'isola affascinante da visitare, sia in catamarano per vedere le coste dal mare, sia all'interno. Barbados fa parte del Commonwealth britannico, ormai è uno stato indipendente, però ha mantenuto l'eleganza e lo stile britannico sia nella popolazione che nelle case deliziose. Gli alberghi rappresentano il massimo dell'hotellerie internazionale. Le più importanti catene alberghiere hanno i loro alberghi lì, dalle 5 stelle, dal lusso a alberghi anche più semplici, però sempre mantenendo dei livelli di standard altissimi. Così come altissimo il livello della gastronomia. Barbados ha puntato moltissimo sul mantenimento della cucina locale etnica, insieme alla collaborazione di grandi chef importanti che l'hanno quindi resa famosa nel mondo. Barbados è una destinazione unica, diventata facilmente raggiungibile grazie a un nuovissimo collegamento. Si può raggiungere con un volo Lufthansa da Milano a Barbados, a Bridgetown, che è la capitale, con un brevissimo scalo a Francoforte. Questo rende la destinazione ancora più fruibile, più raggiungibile anche per noi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con Acentro Golf Vacanze. Acentro Golf Vacanze. Viaggia con noi nei migliori golf resorts al mondo. Per informazioni e prenotazioni www.acentro.it. Beh, quando si parla di eventi golfistici riservati agli amateur ci si apre un po' il cuore. Noi abbiamo accennato in apertura che abbiamo appena concluso la nostra finale per l'edizione 2019 del Golf Television in Tour, ma ai noi, perché siamo già pronti a ripartire, anche perché le 30 tappe di quest'anno ce le siamo praticamente bevute, siamo arrivati alla grande finale, adesso è già tempo di ripartire con la nuova edizione che sarà 2019-2020, con una grande anteprima che giocheremo, vediamo questa immagine, questa didascalia, al Golf Brianza e Country Club il 26 di ottobre, quindi di sabato. Giocheremo la grande anteprima per classificarsi, vincere quella che sarà l'ingresso alla grande finale, un premio ogni buca, del 28 di settembre, perché l'anno prossimo sarà il 28 certo, settembre la finale. Però volevo aggiungere, seguiteci perché oltre a questa gara ce ne saranno altre in questo periodo quando comincia il freddo, e questo l'abbiamo fatto tra virgolette per i malati di golf come noi. Ecco, perfetto, poi l'anno prossimo arriviamo ad altre 25 tappe, per cui lì ci facciamo del male noi. E a proposito di Brianza, abbiamo in linea proprio il direttore Francesco Alaimo che ospita questa nostra anteprima il 26 di ottobre. Benvenuto a Golf Television. Grazie, ciao Marco. Ciao, eccolo ciao. Lì. Allora, intanto tu eri presente alla nostra finale settimana scorsa praticamente. Sì, ci vuole uno che chiuda le classifiche, quindi ne approfittate sempre. Ma senti, ho giocato con te una volta a Tolcinasco di recente, mi hai girato le prime 9, uno lordo, voglio dire, con due doppi bogey. Cioè, vabbè, ogni tanto il problema è che non so come ho fatto. Ah, ecco. Vabbè, perché poi lui dice sempre gioco normalità. Male poi. Senti una cosa, parlaci del campo, in che condizioni lo troveranno i nostri amici settimana prossima? Intanto ricordiamo che sono già aperte le iscrizioni da questo weekend, quindi il 26 si giocherà questa nostra grande anteprima, un esperimento già fatto con successo 2 anni fa, ti ricordi? Sì, sta diventando quasi una tradizione, una piacevole tradizione, un onore ospitare l'anteprima della nuova stagione. Il campo è in buone condizioni, sfruttiamo
quella che è l'estate lunga che c'è stata fino a questo momento. Speriamo un po' le piogge di questi giorni che non rovinino tutto, ma no, il nostro campo poi drena sempre molto bene, quindi comunque non ci sono problematiche. Senti, io dico sempre che è un percorso spettacolare, perché vedere la 1 e la 10 e dominare dall'alto, credo che per qualsiasi golfista è un po' come Castel Gandolfo. Cioè, sono quei campi che ti aprono il cuore già sul tee shot della prima buca. È una caratteristica questa che è preziosa per il Brianza. Non so se sei d'accordo tu, Francesco. Pronto? No. Sì, non vi sentivo più. Ah, eccoci. No, dicevo che la bellezza del campo è anche data da queste due buche, la 1 e la 10, oltre le altre chiaramente, che ti consentono un tee shot dall'alto. Quindi domini. Esatto, sì. E poi quella è una delle tante caratteristiche apprezzate dai tanti giocatori che ci vengono a trovare tutte le settimane. Francesco, e della nostra gara cos'è che apprezzano di più i giocatori? Ma è la varietà, la bellezza così, dell'organizzazione, quelli che hanno avuto la fortuna di venire alla finale, soprattutto alla finale, che non è una finale, è una grande festa, e quindi c'è sempre grande attenzione e attesa per la gara. Bene, allora noi ti comunichiamo in anteprima una bella notizia, la diamo anche a chi gioca a golf e ha voglia di seguirci nel nostro circuito di queste 25 tappe che arriveranno fino al 28 settembre. Quest'anno si classificherà per l'Invitation al finale anche il primo lordo. Noi la facciamo in shotgun la finale, erano 120, 12 doppie partenze quest'anno, però abbiamo deciso che le tre categorie saranno mantenute di gara, quindi vincitori del netto, i tre vincitori del netto e il primo lordo verranno in finale il 28 settembre. Quindi noi ci vediamo settimana prossima. Saranno contentissimi i più forti. Infatti, almeno, anche se poi abbiamo visto che certi premi li vincono anche seconda categoria quando si tratta di nearest to the pin, a sorpresa. Bene, mi sembra anche giusto. Grazie Francesco Laimo, ci vediamo settimana prossima. Un abbraccio, presto. Ciao. Grazie. A presto, ciao. Ciao a tutti. Campo meraviglioso anche questo. Io vivo lì dentro. Esatto. Sì. Ho insegnato anche per 10 anni al Gol Brianza, prima di passare al Gol Milano, ed è veramente come l'hai descritto tu, un posto magnifico quando entri su quella terrazza con quelle due buche che scendono, ti si apre proprio la voglia di giocare a gol. Senti, tu che lo conosci molto bene, un consiglio da dare a uno scarso come me, come si gioca su questo campo? Allora, primo consiglio è mettere a punto un buon ibrido da giocare da terra come secondo colpo, perché la palla è sempre in pendenza, c'è tante volte la palla più alta dei piedi, palla più bassa dei piedi, e se prepari un ibridino facile 24-26 di loft come secondo colpo ti puoi portare dei vantaggi. In alcune buche ti può essere utile perché il driver è meglio evitarlo, mi riferisco ad alcune buche tipo quella della ferrovia, la 7, no? Io lo gioco sempre in partita. Per capirci. E poi dopo l'abilità intorno ai green. I green non sono molto grandi, però sono molto protetti. Ci sono tanti bunker e c'è anche il rough che è bello consistente, perché il greenkeeper Enrico Colzani è un fenomeno a tenere questo percorso in condizioni davvero molto buone. Quindi un buon ibrido e un buon gioco corto sono secondo me i due consigli migliori per affrontare il Brianza. Bene, allora noi ricordiamo agli amici golfisti che ci seguono in trasmissione l'appuntamento per settimana prossima, iscrizioni già da questo weekend per la grande anteprima del Golf Television in Tour 2020, perché giocheremo ben tre tappe ancora quest'anno, ma già in proiezione al prossimo anno. Marco? Marco, volevo... chiesto... Sì, no. Hai chiesto, voglio parlare... No. Volevo chiedere a Roberto una cosa. Allora, prima di tutto, in un minuto, di raccontarci in questi due anni i successi raccolti in giro per il mondo con la nazionale femminile. Ma guarda, te lo sono do... Sono talmente tanti che io non riesco più a... Sì, però te ne do uno più breve che va al di fuori dell'aspetto sportivo. Alessandro ne sa qualcosa. Di fatto, a oggi abbiamo una quindicina di ragazze che hanno fatto parte della nazionale o comunque che sono arrivate ai bordi della nazionale, che studiano in diversi college americani con la borsa di studio piena, pagata dal college per avere la nostra giocatrice, in questo caso italiana, nel loro college per 5 anni, quindi neanche per 4. Se dovessero andare fuori corso proteggono anche il quinto anno. E secondo me questo è il risultato, è l'obiettivo in assoluto migliore, perché mi riferisco alle famiglie e alle bambine di 8-10 anni. Andate avanti a giocare a golf, perché è un'opportunità sempre più concreta. Noi riceviamo ogni anno
borse di studio e richieste per avere le nostre giocatrici nei college americani. Non ti faccio il conto economico di quanto costa un college americano all'anno, te lo faccio io. Ma lo può fare Alessandro, che è Beatrice, che da quest'anno studia che lì. Però è borsa di studio, perciò... E come si è innescato un po' questo sistema? Grazie ai risultati che sono arrivati, quindi ha iniziato a vincere un campionato d'Europa Under 18, poi il secondo anno dopo la medaglia d'argento, poi l'anno dopo ancora l'oro e tutto quanto. Si sono incuriositi, si chiedono com'è possibile, perché io sono molto amico del coach scozzese e mi chiede: ma come fate? Mi devi spiegare come fate? Beh, gli hai detto intanto le vado a seguire spesso e volentieri. Io e te ci siamo incrociati un giorno, io andavo nei paesi un po' più caldi, tu stai prendendo per gli Stati Uniti, esatto, a Malpensa. Ah, dove vai? Cosa vai? C'è l'aereo. E andavi a seguire, sì, a seguire le ragazze. A me risulta che anche Justin Rose ti ha chiesto delle informazioni sul golf italiano. È vero, lunedì scorso eravamo all'Acqua Santa per un evento un po' particolare, un corporate day con Justin Rose come ospite principale, e in campo mi ha fatto 6 buche con Justin e mi ha chiesto, anche lui un po' stupito, come fate a tirar fuori così tanti buoni giocatori. E stiamo parlando di Rose. Quindi io vorrei metterlo, se mi permettete, proprio come gol alle famiglie che ci seguono. Per le loro bambine, sappiate che è concreta la possibilità, grazie ai risultati sportivi. Ale, ti prego, testimonialo anche tu. Come diceva prima Roberto, la cosa bella è che sono gli americani a venire a cercarle. Io, mia figlia, sono testimone di questa cosa, è là con borsa di studio, l'hanno cercata, è andata là, più di un'università, e non era la più forte d'Italia, mia figlia era brava, ma, no, probabilmente diventano brave perché... C'è, bravi maestri. C'è Roberto, perché io sono testimone che mia figlia qualsiasi cosa ha sempre avuto bisogno, è andata giù da Roberto a Monza, l'ha aiutata, l'ha seguita, insomma la passione riesce a trasmettere alle ragazze e l'impegno poi paga. Secondo me è un binomio e chiudo, perché è ovvio che io posso avere, io e lo staff che lavora tutta la passione, ma se non è la materia prima non va da nessuna parte, quindi si è innescato il giusto binomio tra talenti pazzeschi, perché sono delle giocatrici che sono talentuose in un modo veramente elevato, il nostro impegno, la nostra passione ha fatto boom. È importante anche il DNA, perché se c'è il papà forte la figlia diventa forte. va bene, questo te lo passiamo, preparati, perché tra poco parleremo anche del panorama golf. Okay. Preparati, basta che non mi fate tirare, preparati. Mentre invece adesso rimaniamo un po' con questo cognome Zappa che ha fatto la storia del golf italiano, la sta facendo ancora. Andiamo con Carlo questa volta a Carimate, vediamo la sua lezione settimanale. Volete scoprire, soprattutto se non giocate a golf, che cos'è un pitch shot? Andiamo a vederlo. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Settimana scorsa abbiamo spiegato all'amico Renato il colpo a correre dai 50 metri. Oggi andiamo a spiegare quello che è il colpo alto, il pitch shot. Abbiamo una condizione dove il bunker ci va a coprire la bandiera e quindi non posso sicuramente giocare un colpo a correre. Devo per forza andare in green di volo. Devo cercare di andare in green di volo e cercare di fermare il colpo. Quindi vado a prendere il bastone più aperto che ho nella sacca. Il bastone per me più aperto che ho nella sacca è il 56 gradi, il sand wedge. Potremmo avere anche quello che è il lob wedge, il 58 gradi. Devo cercare di giocare un colpo alto, è il bastone che mi alza la palla, però per alzare la palla la tengo comunque centrale o appena appena a sinistra rispetto ai piedi. Vado a trovare comunque un giusto equilibrio, un giusto balance. Do la possibilità alle spalle di muoversi sia indietro che in avanti. Settimana scorsa giocavamo un colpo a correre. Il colpo a correre è fatto con le mani ferme, in modo tale che eliminando la leva dei polsi, eliminando la leva delle mani, la mia palla possa rimanere bassa. Vado a deloftare leggermente il bastone. In questo caso, dovendo alzare la palla e cercando di fermarla, sono obbligato a caricare leggermente il polso nel venire indietro e sono obbligato a scaricare leggermente il polso nell'andare in avanti. Quello che è importante in questi colpi è sempre cercare di avere un ottimo ritmo, ottimo timing. Quindi impugno bastone normale, non lo impugno più corto perché devo sfruttare tutta la leva. Abbiamo detto che posizioniamo la palla centro o centro-sinistra, piccolissimo appoggio del corpo a sinistra, do la possibilità alle spalle di muoversi. Quando vado a rilasciare il bastone in avanti, il mio corpo si rigira.
lavoro tanto sul timing, lavoro su lasciare riscendere il mio bastone, cerco di far volare la palla lenta, quindi è importante avere un giusto ritmo, è importante avere un giusto timing. Faccio sempre 2-3 prove dove cerco di sentire che il mio bastone scivola, cerco di visualizzare il colpo, cerco di visualizzare se la velocità che sto dando all'azione è quella giusta oppure no per fare questa tipologia di colpo. Quando mi sento pronto vado a giocare. Ho portato la palla dentro al green di volo e sono riuscito a fermarla. Ho giocato, questo è un colpo un po' più difficile rispetto a quello di settimana scorsa, perché è un colpo che se non colpisco bene faccio fatica a tenere la palla in green. Vi aspetto alla prossima puntata. Ecco, Carlo Zappa, hai ripetuto due volte in pochissimi secondi visualizzare il colpo. Tu, Alessandro, quando giochi riesci a visualizzarlo prima di effettuare il colpo? Lui... non lo chiedo ai professionisti, ma noi tra amatori, voglio dire, tra dilettanti. Ma, diciamo, quello che ha fatto vedere adesso, i colpi in approccio, a correre, alzarla, me la cavo ancora bene. Quando cerco di visualizzare qualcos'altro, il drive soprattutto, lo visualizzo... Diventa più difficile, dici? Sì, esatto. Sai che è quello che ha cambiato un po' il nostro metodo di insegnamento della nazionale? Proprio questa parola. Visualizzare. Sì, perché abbiamo spostato l'attenzione dal campo pratica a curare che il bastone non fosse sempre perfetto. Abbiamo speso molto più tempo in campo a lavorare sulla visualizzazione dei colpi, le routine, e quindi dare il giusto aspetto mentale al colpo che devi eseguire, e ha fatto fare un balzo in avanti. Tu sai che è uno dei principi della grande scuola dell'Est, ma in altre discipline, quello di visualizzare il gesto atletico, e all'Est sono stati un po' i precursori delle visualizzazioni, perché chiudendo gli occhi, immaginando il colpo, il gesto, o il salto con l'asta, o quello che è il tuo comunque gesto in quel momento, riesci a ottenere una performance diversa rispetto a non vedere prima che cosa ti può succedere. Da noi è uguale. Nel golf è la stessa identica cosa. Andiamo alla scoperta, Marco, del panorama. Io sono curioso. Vediamo sto panorama. Facciamo parlare, sì, intanto, che ci accompagna magari qualche immagine. Alessandro Perucchini, intanto il panorama golf vicino a Varese, ma io ho visto è in alto, c'è delle colline importanti, delle montagne. Sembra alle di essere in montagna, ma effettivamente siamo a 5 minuti dal centro di Varese. C'è la fortuna che attorno appunto non ci sono costruzioni o grandi palazzi o centri urbani, sembra effettivamente di essere in montagna. È un campo a 9 buche, abbastanza corto ma molto stretto, diciamo che è una grande fucina di golfisti, perché con l'impegno che ci abbiamo messo sempre nelle piazze, non potendo andare a competere con circoli come Monza, come Villa d'Este, come Luvinate, perché il panorama golf non ha questo blasone, però andando a farsi conoscere nelle piazze e spiegando soprattutto alla gente che il golf non è quella cosa brutta che dicevamo prima, ma può essere aperto a tutti, perché secondo me tanta gente sa che lo sci è costoso, sa che il tennis è costoso, ma ci sono posti per andare a sciare per tutte le tasche e tennis per tutte le tasche, mentre il golf pensano tutti che sia una fascia A e basta. Invece fargli capire che sono le fasce per tutti ha aiutato il panorama di arrivare a 500 e passa soci. E voi come fate a farglielo capire? E nelle piazze, noi abbiamo fatto anni a fare più di 30 appuntamenti in 3-4 mesi nelle piazze, parlando con la gente, sentendoci dire è costoso, è qui, è là, è per ricchi, poi con i dati alla mano, spiegandoglielo, si fa vedere che io pagavo mio figlio, mi costava 350 euro a giocare a basket e costa 150 euro a giocare a golf, come junior team.
Ecco, io ho visto delle immagini, anche un contatto con la natura accentuato, se vuoi, perché sì, lì hai detto 5 minuti dal centro di Varese, ma sembra di vivere in un paradiso. Esatto, è bellissimo, sì, sì. Adesso è molto, cioè, molto vicino alla natura perché siamo pieni di cinghiali, però il problema è quello. Sì, no, però 500 soci, hai detto. 520 soci, sì. Cioè, questi sono dei numeri importanti. E soprattutto ne abbiamo... non è che l'abbiamo creata perché c'erano in tanti, però l'abbiamo forse enfatizzata, la libera circolazione, siamo 11 circoli dove tu, dove vai vai sei socio anche in quel circolo. E quali sono gli altri? Abbiamo Arona, Verbania, Cavaglià, Schellino, il nostro amico, esatto. Schellino, Lecco, Castellarquato, Campodoglio, fino ad arrivare a Flims vicino in Svizzera, che sono stati loro a chiamarci per poter entrare. Bellissimo, quindi chi è socio lì può giocare sugli altri, esatto, campi gratuitamente, esatto. E ce n'è in ogni regione, perché Castellarquato andiamo in Emilia, cioè, abbiamo anche in Piemonte con Cavaglià, abbiamo anche Bologna e Firenze. Solo campi 18 buche o anche 9? Campi 18 e 9, Arona, Verbania, eccetera, Campodoglio, Sari, eccetera. Queste sono le belle iniziative che fanno, sì, fanno il bene, penso, per il golf. Ma, sai, il problema chiaramente di un golf così a 9 buche era che più diventi bravo, più ti senti il bisogno di andare a provare te stesso in altri campi. Così hai la possibilità di andare senza andare via dal panorama. Allora, adesso noi ci fermiamo un secondo perché dobbiamo mandare in onda un servizio che cioè, è tempo di recuperi, non l'abbiamo giocata a maggio, quindi abbiamo recuperata praticamente la settimana prima delle finali, ma con i tempi televisivi, se noi adesso proponiamo quella che è stata l'ultima tappa in assoluto del Golf Television in Tour di quest'anno alla Colombera, proprio un campo a 9 buche, esatto. Ricordando che poi il servizio dedicato alla finale andrà invece in onda nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, compreso un evento che a noi sta particolarmente a cuore, che è In Buca per Giacomo, un'iniziativa benefica anche quella di Alberto Perissinotto, che si è giocata alla Pinetina, e di quello vedremo settimana prossima il servizio. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo prima della finale nell'ultima tappa della Colombera. Ultimo appuntamento del Golf Television in Tour, il nostro circuito di 30 tappe che ha girato l'Italia. Oggi siamo al Golf Club La Colombera, tappa di recupero, perché a maggio per il maltempo non era andata chiaramente in scena la nostra gara ed era stata appunto rinviata a fine settembre. Andiamo a vedere adesso che cosa succede in campo. Anche oggi quattro nere su due pini, come è stata la caratteristica di tutte le tappe del nostro circuito, e di tantissimi altri premi come al solito in palio per il Golf Television in Tour. Seguiteci. Buon divertimento a tutti. Ciao. Più facile fare lo starter o giocare? È più facile giocare, perché ti diverti di più. Il gioco oggi è... non va, non vanno i pat. Tutto bene? Bellissima giornata. E non faccio domande su come va il golf, per il resto può chiedermi tutto, anche la carta di credito. Se vuole. Sì, tanto è scarica, quindi... La finisco!
Come sta andando? Benissimo, grazie. Da morire, grazie. No, 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 assolutamente. Peggio. Peggio di tutti, sai. Lo score come va? Bene, tutto grazie. Bene, grazie. Tutto una bellissima giornata, una bellissima partita, grazie. Giocare con un mister come Prandelli, che effetto le fa? Sempre sotto pressione. Sotto pressione. Ma il golf cosa può insegnare al calcio? È di non prendersi troppo sul serio. Che un giorno giochi bene, un giorno fai schifo. Ciao! Marco Lanza, che è l'unico che ha lavorato per il campionato. Ma prendere la spunto da quelli di No, fare. Grazie. Perfetto. Giuri Bertoletti. Attenzione perché siamo quasi in conclusione, preparati Alessandro perché c'è una cosa molto importante di Marco Lanza. Allora, hai detto che gli approcci li fai bene, il drive dipende, ma a pattare come ti comporti? No, a pattare va abbastanza bene. Grazie sì. A lui? No, beh, grazie a lui perché lui non si è accorto, ma stava facendo lezioni più di una volta a mia figlia e io ho appreso più io di mia figlia. Allora, volevo arrivare appunto al dunque, al pat. Roberto Zappa è uno dei più bravi maestri italiani per insegnare a pattare. Non solo italiani. Italiani. Allora, io so che hai un progetto di cui adesso non ne parliamo, ma spiegaci di cosa si tratta. Ma in realtà, cioè, hai ragione, tu non è il più bravo, io non ho la bacchettina magica. Forse sono uno dei pochi che insegna il pat, perché questo è un po' la verità, perché è un argomento che... Non solo in Italia, tra l'altro. Nel mondo non è mai stato trattato. Esatto. Posso dirti, è un business pazzesco, perché oramai lo stiamo vedendo, no? Questo famoso Phil Kenyon che insegna Francesco Molinari, vince il Major, McIlroy vince la gara. Quindi è evidente che è un settore del gioco dove non si è mai speso tempo. Insieme a Giovanni Gaudioso nel 2006 decidemmo di frequentare proprio la scuola di Harold Swash a Southport in Inghilterra con Phil Kenyon, che allora era l'assistente di questo Harold Swash che è mancato un paio d'anni fa, adesso è lui il direttore. Siamo dei maestri accreditati ad insegnare seguendo la loro filosofia e il loro metodo. Ogni anno andiamo da lui, facciamo 2 giorni di test dove se non li superiamo ci toglie l'accredito.
e quindi non è solo un paga che puoi fare quello che, ma devi essere in grado di insegnare come loro vogliono che venga insegnato il PAT, e l'abbiamo portato in Italia. L'abbiamo portato in Italia dove anche ai bambini non viene insegnato, perché purtroppo secondo me l'errore è un po' quello, sempre in campo pratica, sempre il grip perfetto, sempre lo swing corretto, e poi vedi di quelle cose sul PAT che sono allucinanti. E quelli che dicono che il PAT è istinto? Era. Lo era, lo è stato, è sempre stato così. Io ho smesso di giocare a golf per colpa del putt. Avevo un hips che era drammatico, perdevo dai 2 o 3 colpi a giro per colpa di questo hips. Nessuno mai mi ha aiutato, ma perché non c'era una scuola di putt, non perché non volessero farlo. Era tutto legato all'istinto e al feeling, ed effettivamente era così. È cambiato completamente, come ti ho detto poco fa, è un business pazzesco. Ho visto lunedì Justin Rose ha messo insieme una meccanica che è pazzesca, e che è quella che gli garantisce anche nella giornata più storta di cavarsela sui green. Io ho una curiosità. Roberto Zappa preferisce, qual è il, allora, giocare a golf, stare in campo, insegnare golf oppure commentare il golf su Sky con Grappa Sonny, che lo fate in una maniera fantastica? Posso dirti che ogni volta che prendo la macchina per andare a fare qualsiasi questi tre mestieri sono felice. Bello questa tua risposta. E Alessandro Perucchini preferisce giocare a golf o seguire la figlia quando gioca? Oramai. Oramai. Vabbè, no, quando ero in Italia, dai. Seguirla è bello, perché vedi lei, vedi le altre, vedi campi bellissimi, vedi un bel gioco, perché vederle giocare è un bel gioco. Però ti assicuro che è un'ansia stare dietro. Però come dico sempre, lo step tra giocare con me e poi fare le sue gare, quel periodo che un padre gioca con la figlia è il momento più bello, perché dedichi ai figli del tempo di qualità rispetto a quello che poi dagli a casa. Ma chiedi ogni tanto qualche consiglio a tua figlia sul gioco? Assolutamente mai. Spero no, non gliele dai, però ecco, bravo, questo è un argomento importante, brevissimo. No, merita una puntata, no, però brevissimo, perché i genitori sono i padri, le madri sponsor lo sono, perché lo sono. Se diventano manager, quindi se sono interessati alla carriera dei loro figli, è perfetto. Quando passano a diventare dei tecnici e non lo sono, fanno dei danni che sono pazzeschi. E vale per qualsiasi sport, dal calcio allo sci soprattutto, no, al tennis. Golf, Ad esempio mia figlia mi dice: non voglio che mi fai da caddy. Va bene, non ti faccio da caddy. E stavo lì. Quando alla 9 vedevo la telefonata, voleva dire che stava andando male, vieni a farmi da caddy. Allora andavo là. Che serviva supporto morale molto spesso. Beh, come tutti gli sport, c'entra molto anche la testa, credo, o sbaglio? Sì, no, è vero, però ripeto, sponsor e manager, perché ho visto alcuni genitori disinteressati alla carriera del figlio, e non va bene, perché devono avere il supporto della famiglia, soprattutto quando hanno 15-16 anni, i genitori sono fondamentali. Poi però non devono prendere il ruolo da tecnico se non lo sono, perché lì veramente viene fuori il disastro, e ho visto tanti anche buoni talenti perdersi per questo motivo. Allora io pregherei adesso Roberto Imberti in regia di rimandarci questa locandina della Pro-Am, che è il 24 di ottobre, quindi preparatevi, tra pochissimi giorni si giocherà al Golf Varese, perché è un evento benefico, si gioca facendo del bene, ci si diverte. Ricordiamo che serve per aiutare quella che è la banca del latte materno, sì, per conservarlo nel miglior modo possibile nel reparto neonatale dell'ospedale Ponte di Varese. Bravissimo. E credo che al tempo stesso, se non giocate a golf, potete fare un salto al Golf Varese, non vi lasciano fuori dal cancello, no, ma potete entrare, dare magari anche un piccolo vostro contributo e far sentire che siete vicini a questa iniziativa dei Lions, che è molto importante, e vedere dei grandi campioni che giocano a golf, perché le Pro-Am, lo dice il nome, ve lo spieghiamo se non siete giocatori di golf: professionista, amateur, pro-am, squadre da 5, un professionista come Roberto Zappa e 4 amateur come Alessandro Perrucchini e tantissimi golfisti italiani che saranno presenti quel giorno. Quante squadre? Per adesso siamo a 34. 34 team? Per 5. Per 5 tanta roba, tanta roba, mandano via con le pile. Comunque chi volesse venire per arrivare secondo, giusto Roby? Giustissimo. Sì, perché può esercitare. No, scusa, adesso mi spieghi, qual è il vostro team? Dimmelo, raccontalo. No, non si può. Ah no, è un segreto la composizione. Poi c'è il trucco dei ferri, l'hai capito? Cioè, sì. I ferri truccati, patto bene.
Pensi che io ho rotto il driver invece settimana scorsa, ancora prima di scendere in campo a giocare, che è tutto proprio a me dopo la buca 1 me lo rompe lui alla per dirti non devi utilizzare. Esatto. Bene, abbiamo chiuso anche questa puntata di Golf Television a 274. Ringraziamo Alessandro Perrucchini e Roberto Zappa per essere stati con noi. Io devo ringraziare e salutare i compagni di squadra della Nazionale Giornalisti, che a Graz abbiamo conquistato questo terzo posto. È stata un'esperienza bellissima, grazie per essere stati tutti assieme in questi giorni in Austria, perché è uno dei ricordi da conservare, da portare con sé, al di là del risultato che magari non è stato quello che speravamo. Naturalmente in questa squadra faceva parte anche Marco Bugarelli. Comunque ricordiamo Bartolini, grande, ma tutti bravi. Bartolini ha giocato uno lordo, quindi insomma siete stati veramente bravi, complimenti. L'appuntamento per settimana prossima, buona settimana, buon golf a tutti, grazie ancora e andate a questa prova bellissima.